Buonasera a tutti, siamo qua al Palamoz, si gioca la sesta giornata del girone B di ritorno. La Panterai Modena del campionato di pallamano di Serie A, la Panterai Modena affronta la corazzata felsinea del Bologna United che si presenta al Palamoz da capo classifica. Il Modena viene da quattro sconfitte consecutive prima di Natale, sicuramente l'ultima prestazione che abbiamo visto in quel di Romagna, che ci ha visto sconfitti, però è stata comunque una prestazione che ha lasciato ben sperare. Quindi ci presentiamo stasera per una Mission Impossible che ci vede confrontarci con i colori rosso-blu che puntano decisamente prima alla Final Eight di Coppa Italia e poi alle semifinali Scudetto. Da parte nostra dobbiamo cercare un attimo di trovare quel bandolo della matassa del gioco che ci aveva contraddistinto nella prima fase del campionato, che ci ha permesso comunque di affrontare squadre di caratura superiore sicuramente la nostra, sia tecnica che fisica, comunque con un piglio che nel caso del Bologna, la partita che abbiamo giocato all'andata, che ci ha visto sconfitti, però ci ha visto sconfitti di misura dopo aver fatto un'ottima figura di fronte anche alle telecamere di Pallamano TV, tra parentesi, questo sicuramente ci ha portato bene. Si comincia a far sentire la nostra torcida, le squadre stanno per scendere in campo agli ordini dei due direttori di gara. Vediamo un attimo come Mr. Sgarbi schiererà la formazione dopo questa lunga pausa, praticamente un mese, visto che la partita con Romagna si è giocata l'antivigilia di Natale, il 23 di dicembre. E vediamo un attimo come i nostri ragazzi scendono in campo. Sicuramente la squadra che andiamo ad affrontare è forse fisicamente un pelino sotto magari al Cingoli o altre squadre che qua hanno passeggiato o il Teramo, però è una squadra che fa della velocità e del gioco degli scambi di gioco e della velocità e del tiro da fuori un'arma che fino adesso è dimostrata praticamente letale. Penso il Bologna, a parte la sconfitta col Carpi, un'altra sconfitta nel girone d'andata che in questo momento non ricordo, sicuramente viaggia puntando dritta al proprio obiettivo, che come ribadivo prima sono le prime otto squadre dei tre gironi che si affronteranno, direi, o la prossima o la settimana successiva per la finale di Coppa Italia e in primavera le semifinali Scudetto, che poi porteranno anche alla permanenza diretta le 14 squadre di quest'altro anno in Serie A. Vediamo un attimo la nostra formazione, come si schiera in campo. Vediamo i nostri avversari che possono disporre dello straniero, Bosnia Tomislav, che giocava a Carpi. L'abbiamo già visto all'andata, è stato decisivo nella vittoria dei nostri avversari. Un attimo, c'è qualche problema con l'impianto di illuminazione. Vediamo, niente, la cosa è rientrata, sembrava di giocare un po' in penombra, ma adesso l'illuminazione è entrata e siamo a posto. Vediamo un attimo che l'arbitro ha richiesto di legare una parte della rete dove si schiererà il Bologna. Sugli spalti c'è una grossa presenza di tifosi bolognesi, non poteva essere altro vista la vicinanza della città felsinea e visto anche l'andamento del campionato dei nostri cugini, che è comunque ottimo dal loro punto di vista. Bologna ha avuto anche la soddisfazione di vedere un proprio giocatore nato nel vivaio, cresciuto nel loro vivaio, esordire in nazionale nelle qualificazioni che si sono giocate la settimana scorsa in quel di Bolzano per i mondiali, che ci hanno visto sì soccombere con la Romania ma sconfiggere l'Ucraina e le Faroe, e appunto Giacomo Savini, giocatore del Bologna, ha esordito in nazionale maggiore. Questa è un'ulteriore soddisfazione, comunque a testimonianza dell'ottimo lavoro fatto a livello giovanile dalla squadra felsinea. Ecco che gli arbitri chiamano di nuovo le due squadre dopo aver controllato la rete delle due porte. Direi che siamo a posto, le due squadre entrano in campo per la presentazione. Come dicevo, ci sono molti tifosi bolognesi e non poteva essere altro. Vediamo i nostri ragazzi, comunque i 13 in campo
i 14 in campo sono comunque Rolli, Mezzetti, Gennaro De Felice, Luca Bortolotti, Albertini, Bassoli, i nostri due giovani che sono under 17 su cui riponiamo grosse speranze, Elvis Iaullari, il nostro pivot, Panettieri, Dondi, Di Matteo, i due portieri Resce e Bonaccini, Boni e Filippo Barbieri, neo papà, a lui gli auguri naturalmente. Ecco le due squadre che si salutano, vediamo un attimo le formazioni, comincia la nostra torcida a farsi sentire, i ragazzi sono sempre encomiabili nel loro incitamento verso la nostra squadra, anche nei momenti non particolarmente brillanti di gioco. Vediamo che il Bologna non ha tra le proprie file Levan, il portiere che all'andata è stato nel secondo tempo decisivo con alcune parate. Abbiamo Michele Rossi, che è il portiere, che è il titolare, e in panchina è l'Ajek, che probabilmente è un ragazzo che proviene dalle giovanili. I nostri giocatori si schierano, la nostra formazione iniziale è una formazione che vede Bonaccini in porta, Boni e Albertini sulle ali, Bortolotti pivot, Mezzetti e De Felice e Barbieri centrale e i due terzini. Vediamo un attimo come se approcciamo la partita. Naturalmente è fondamentale l'inizio, è fondamentale che riusciamo un attimo a contenere gli avversari ed è sicuramente fondamentale non partire come siamo partiti nelle ultime due partite casalinghe con Oriago e Cingoli. Quindi i ragazzi devono mettere quel quid in più che sicuramente deve compensare il gap tecnico che patiamo nei confronti della squadra bolognese. I nostri avversari si presentano con Rossi, Bonassi, un attimo che guarda, Bosniak sicuramente, i ragazzi si salutano, palla De Felice, Mezzetti funge da centrale, ecco Barbieri per Boni, Barbieri. Barbieri, Mezzetti per De Felice, Mezzetti, ecco Giacomo Boni, Barbieri, tiro di Barbieri fuori, Pedretti tocca il pivot avversario, tocca la palla, quindi si tratta di rimessa per il giallo-blu, la palla ancora nostra, Giacomo Boni, il tiro di Giacomo Boni viene fermato, la palla per Bosnia, Bonassi con la palla, Gherardi per Bonassi, Bosniak, che primo gol per i nostri avversari, ha segnato dall'ala Gherardi. Garau, Albertini, cioè il gioco è fermo in questo momento. È caduta la fascia di capitano al giocatore di Agarau del Bologna. No, palla nostra, Bertini, De Felice per Mezzetti, De Felice, ecco Mezzetti, Boni, Mezzetti, i nostri avversari si difendono con una 6-0, Boni prova a entrare, viene chiamato sfondo a Boni. Palla sempre per i bolognesi, non siamo partiti ancora col modo giusto in attacco in questo momento, vediamo un attimo di assestarci in difesa, Gherardi, palla per Gherardi, De Notaris che è rientrato da poco nella squadra bolognese, sostituisce Nardo che si è infortunato e non è più... e dovrà star fuori dai campi di gioco per vari mesi, quindi è rientrato De Notaris che era un giocatore che c'era lo scorso anno, ecco Bosnia che tira, Bonaccini para, palla per Mezzetti per De Felice per Barbieri per Mezzetti, la difesa bolognese, la 6-0 bolognese sicuramente, e gol di De Felice che si alza e riesce a bucare il portiere avversario, Michele Rossi, Bosniak, Gherardi,
De Notaris, uno pari, Berardi, parata di Bonaccini, grande parata di Bonaccini, contropiede, Boni, è questo finalmente, bisogna che noi partiamo in questo modo, ottimo, questo è il nostro gioco, il contropiede, facciamo valere la legge del Palamozza, sempre stato. Bologna qua ha sempre fatto fatica, cerchiamo di essere in questo modo, di giocare in questo modo. Questo è ottimo, dai, forza, bravi ragazzi. Bosnia con la palla. Bonassi, Bonassi che funge da terzino, Bosnia, Gherardi. Gherardi per Bonassi si scambia. Gherardi, Bosniak, Bosniak, Gherardi. Palla rubata da Boni, ottima palla rubata da Boni, Bortolotti, Bortolotti. Bortolotti gol, 3-1, ottima partenza dei colori giallo-blu, ottima, ci voleva una partenza di questo tipo in modo da un pochino esorcizzare le ultime due partenze delle ultime partite casalinghe, questo può essere un buon viatico per il proseguo della partita, vediamo, Bosniak per parata di Bonaccini su tiro di Bosniak, ecco, Mezzetti, Mezzetti, Mezzetti per Barbieri, 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 Mezzetti, ecco, ecco De Felice, Barbieri, Mezzetti, viene fischiato fallo su Luca Mezzetti, effettivamente è stato spinto nel momento in cui stava scaricando per Gennaro De Felice, Bortolotti, naturalmente rientro di Bortolotti che era stato assente per un problema al dito, le tre partite precedenti si sente immediatamente nella nostra squadra, nel ruolo di pivot, la sua esperienza e il suo modo di giocare sicuramente sono molto importanti per noi, ecco vedete già, no, già per, il Bonassi ha preso su un fallo su Bortolotti, è stato richiamato con un giallo dall'arbitro a testimoniare quello che stavo dicendo, quindi Barbieri, De Felice, De Felice per Mezzetti, Mezzetti per Boni, tiro di Filippo Barbieri che viene comunque deviato, palle ancora giallo-blu, Albertini, Albertini per Mezzetti, Mezzetti, Boni, Boni sulla contro De Notaris, ottima, ottima parata di Michele Rossi che tiene Bologna, De Notaris, fallo, fallo su De Notaris da parte di Mezzetti, Bonaccini aveva preso la palla, rigore, il rigore per il Bologna, si presenta Garau contro Bonaccini, Garau contro Bonaccini, ah. Bonaccini mi ha toccato, purtroppo siamo stati sfortunati, comunque procediamo. Barbieri, Mezzetti, De Felice, Mezzetti, Mezzetti per Boni, Boni, Boni per Barbieri, Barbieri, Mezzetti per il servizio al pivot, era ottimo questo servizio al pivot, purtroppo Luca Bortolotti è stato sbilanciato con un movimento in difesa da parte del pivot avversario di esperienza, che è, ecco Bosniak, Bosnia prova a scaricare per De Notaris, viene però fermato irregolarmente da parte di Filippo Barbieri, cioè, viene fermato irregolarmente da parte di Filippo Barbieri, Bonassi, Bonassi per Bosniak, giocatore di esperienza, classe 1987, quindi è sicuramente è in grado di andare a prendere dei falli in momenti e la palla era già praticamente stata persa. Ecco Gherardi, Gherardi servizio dal pivot, parata di Bonaccini che riesce, ecco Boni, Boni, azione spettacolare, una grande parata di Bonaccini, Boni però si fa stregare da Rossi in contropiede, però sono queste le azioni che ci possono portare sicuramente la vittoria, dobbiamo far correre gli avversari come loro fanno correre noi di scuro, però la possibilità ce l'abbiamo, soprattutto qua in una palestra. Stavolta Piedretti riesce a scappare a Bortolotti e si presenta da solo davanti a Bonaccini e insacca. Dobbiamo cercare di non sprecare le occasioni che abbiamo con contropiede in questo modo.
De Felice, Mezzetti, Barbieri, Boni per De Felice, Barbieri si alza, tira, ottima parata di Michele Rossi, era stata... Viene fermato il giocatore, l'ala avversaria, il Garau irregolarmente da parte di Albertini. Naturalmente, ecco, mister... Oh. Di nuovo viene fischiato rigore al Modena, non capiamo perché in questo modo. Cioè, era riuscito ad arrivare al tiro, viene cambiato Bonaccini con Jack Resci, ci trova di nuovo dal dischetto Garau, è già il secondo rigore che il Bologna, di cui buffisce il Bologna, questo sicuramente era riuscito ad arrivare al tiro, chiaro che non era stata un'azione pulita, però c'era stato un contrasto, però il tiro non sembrava essere uscito sporco. Comunque, vediamo un attimo Garau contro Jack Resci. Gol di Garau. 4-3 per il Bologna. Niente, siamo partiti abbastanza bene, adesso dobbiamo solo concretizzare le azioni che ci si presentano, saranno poche e quindi è richiesto ai nostri ragazzi di riuscire comunque quando abbiamo Luca. Sbagliato completamente, non si è capito Albertini con Boni, questo tiro, questo passaggio tiro, non abbiamo capito cosa c'era. Gherardi, De Felice, è andata bene perché il tiro di Gherardi si è stampato sul palo. Comunque, ecco Mezzetti. Per Barbieri che cerca un servizio dentro per Bortolotti, grandissimo sottomano di Barbieri che riesce a trafiggere Michele Rossi, 4-4, stiamo dimostrando di giocare alla pari con il Bologna, quindi sicuramente la partenza dopo 10 minuti di gioco è decisamente più positiva rispetto alle ultime due prestazioni giocate in casa dei nostri colori. Vediamo come procediamo. Bonassi, Gherardi, terzino avversario, parata di Bonaccini. Mezzetti per Barbieri. Un po' di fortuna anche da parte dei nostri avversari perché il tiro di Barbieri viene deviato proprio sulle mani del portiere. Ottimo muro di Ray Bortolotti sul tiro di Gherardi e quindi la palla sul 4-4 è sempre in mani di gialloblu. Entra Gennaro Di Matteo al posto di Giacomo Boni. Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri per Luca Mezzetti che sta giocando in modo molto ordinato e pulito. Ecco, adesso purtroppo c'è stato un errore, Garau con un errore, una palla persa, un'incomprensione e i nostri avversari ci puniscono immediatamente. Non è successo niente, continuiamo come stiamo giocando adesso, forza. Mezzetti per Gennaro De Felice viene fischiato 7 direi rigore per i colori giallo-blu. Gennaro si presenta, De Felice si presenta dai 7 metri, viene fischiato perché è stato fermato, è stato bloccato il braccio mentre stava per tirare, quindi cambio dei portieri anche per i nostri avversari, in porta è la Iecca Yamman. Gol di Gennaro De Felice, 5-5. Entrati in campo Giacomo Savini, giocatore che come dicevamo prima è esordito in nazionale la settimana scorsa,
quindi sicuramente ci troviamo di fronte a una squadra, questo sta a testimoniare, ci troviamo di fronte a una squadra decisamente forte. Bonassi, Savini, Argentini, finta, Bonassi, ottimo Albertini che riesce a intercettare, palla di Bonassi, Argentini, parata di Bonaccini, viene fischiato, palla però ancora ai nostri avversari, Pedrielli con la palla, Savini, Argentini, Pedrielli, Argentini, ecco Bonassi che si alza, ottimo tiro di Bonassi e riesce a indirizzare la palla sul lato destro della porta difesa da Bonaccini in basso. Mezzetti, 6-5 per i gialloblu. Mezzetti, Barbieri, Mezzetti, De Felice, Barbieri, Di Matteo, Barbieri, Mezzetti che trova un pertugio, vede un attimo la difesa bolognese aperta tra il pivot e il terzino e ne approfitta per punire Michele Rossi. Savini, Bonassi, Argentini, De Notaris, Savini, ottimo. Vengono dati 2 minuti a Bortolotti per un fallo su Savini, ovviamente ha spinto il giocatore avversario mentre stava per tirare. Giocheremo per rigore per i nostri avversari, giocheremo in 7 per in 5 per i prossimi 2 minuti. Bonassi contro Bonaccini. Vediamo un attimo. Bonassi contro Bonaccini. Ecco Bonassi. Tiro di Bonassi che riesce a fare il settimo gol per i colori giallo-blu. 13:59, 14 minuti del primo tempo, 7-6 per il Bologna. La partita è tutta da giocare, siamo in 2 minuti, siamo in un uomo in meno per 2 minuti. Vediamo un attimo di tenere l'azione fino alla fine del tempo. Tiro di Tommaso Albertini che si prende la responsabilità di tirare in faccia a Savini, viene fermato in modo irregolare, la palla rimane ancora ai nostri colori. Gennaro Di Matteo, chiaro che dobbiamo arrivare a tirare il più là possibile per sopperire al fatto che siamo in un uomo in meno. Gennaro Di Matteo chiama il passivo, l'arbitro chiama il passivo. Ottimo, abbiamo preso un ottimo 7 metri in questo momento. Gennaro Di Felice si era presentato al tiro dall'ala, era stato trovato ottimamente da Gennaro Di Matteo, pur essendoci un uomo in meno nella nostra formazione, eravamo riusciti a smarcare Gennaro Di Felice al tiro e si è procurato un rigore. Adesso vediamolo contro Michele Rossi. Purtroppo sbagliamo il rigore, questa è una pecca che non riusciamo mica a toglierci, queste occasioni non le dobbiamo perdere, con un uomo in meno eravamo riusciti ci potevamo portare in parità. Comunque adesso vediamo un attimo di rinserrare le file di processo. Argentini, errore dei nostri avversari. Albertini, lanciato ottimamente da De Felice, punisce Michele Rossi, 7 pari, 15-51 e la partita è ancora in parità. Vediamo coach tedesco decisamente arrabbiato con i suoi giocatori, probabilmente non si aspettavano un Modena così combattivo. Procediamo. Viene fischiato 7 per una mano in faccia ad Argentini. Naturalmente viene subito chiesto scusa, per adesso molto fair play tra i giocatori. Bonassi,
è rientrato nel tanto Luca Bortolotti, ecco, palla all'ala, Garau trafigge Bonaccini, siamo 8-7 per i colori giallo-blu. Palla per Mezzetti, Mezzetti per Albertini, De Felice, Mezzetti, Barbieri, Gennaro Di Matteo, Mezzetti, ecco, palla per Gennaro Di Matteo, viene fischiato linea Gennaro Di Matteo che si era liberato bene, però purtroppo è pestato, sbaglia di nuovo Savini, palla per noi, Gennaro De Felice, Luca Mezzetti, Luca Mezzetti per Gennaro Di Matteo, Luca Mezzetti, Gennaro De Felice che sta giocando bene, a parte il rigore che ha sbagliato, comunque in campo la sua presenza e la sua esperienza sicuramente stanno facendo un ottimo lavoro per i colori giallo-blu. Mezzetti, Gennaro Di Matteo, Mezzetti per De Felice. Ottimo, ottimo, ottimo Gennaro De Felice che riesce a trovare sempre un angolo giusto, pur avendo la 6-0 schierata davanti, riusciamo comunque dai 7-8 metri a riuscire a entrare e dai 9 metri a siglare, è già il secondo o terzo gol che il nostro giocatore riesce a fare in questo modo. Argentin, parata di Bonaccini su tiro di Bonassi. Ha letto bene il movimento del giocatore, l'ex giocatore di Cologne. Viene fermato da Savini, Mezzetti. Bortolotti, Mezzetti per De Felice. De Felice va ottimamente a prendere, ottimo movimento De Felice che va a prendere 2 minuti e rigore. Stiamo giocando bene, soprattutto stiamo vedendo le facce dei nostri giocatori diverse da quelle che abbiamo visto negli ultimi incontri, e questo è l'importante, e questo è quello che ci interessa di più, perché naturalmente noi dovremmo giocare partita per partita, non ci sono avversari che hanno già vinto, non ci sono avversari che hanno già perso, di conseguenza è quello importante, è vedere le facce volitive della gente che c'è in campo. 9-8 siamo davanti noi a 12 minuti dalla fine del primo tempo, e questo già è un'ottima notizia, ribadiamo. Bosnia con la palla, Argentin, Bonassi, Bosnia, Argentin, Bosniak, Bonassi, Bosniak ancora, movimento di Bosnia. Bonaccini aveva toccato il pallone, purtroppo però non è riuscito, il pallone è rimbalzato dentro, 9-9. Ottimo gol di Bosnia, che nel movimento 1-1 riesce a entrare e eludere la difesa giallo-blu. De Felice per Mezzetti viene chiamato sfondo. Ah, quindi viene chiamata area, no, avevamo il rigore per i colori giallo-blu. Secondo me, da vedere qua, sembra... Il fatto che i nostri siano rientrati tutti vuol dire che secondo me è veramente, però... Sentendo anche il commento di Gigi Malavagi, un po' dubbio come fischiata, però ci sta, ci prendiamo il gol che abbiamo, che Di Matteo ha fatto, che ci porta di nuovo in vantaggio 10-9. Bosnia con Bonassi, Bosnia, Argentina, Cimatti all'ala al posto di De Notaris, Bonassi, Argentina, Bosnia, Bonassi, Bosnia, Argentina. Ottima la volante. Cimatti naturalmente presentati, cioè queste giocate sono una squadra di un livello superiore a quello che siamo abituati ad affrontare, però intanto siamo 10-10, continuiamo in questo modo. Mezzetti, Barbieri per Albertini,
Albertini viene contrastato. Ottimo. Oh. Bortolotti, bravissimo Bortolotti. Mezzetti tocca la palla, stoppa il contropiede, Bortolotti riesce a fermare Cimatti e siamo 10 pari, palla dei nostri, per i nostri avversari. 10 pari, mister tedesco chiama il tempo. Siamo al 20:51, la prestazione dei colori giallo-blu va al di là delle più rosee aspettative ed è questo che per adesso è importante. Poi col proseguo della partita vedremo come va, ma l'importante è che Bologna, per uscire vittoriosa da qua, sudi e non si mettano a giochicchiare, ma deve comunque venire e fare la propria partita. E le urla che si sentono durante il time out da parte del coach tedesco significano che la squadra rossoblu comunque si trova in difficoltà contro i nostri ragazzi. Adesso sicuramente sarà compito di coach Garbi cercare di registrare bene la difesa, di far ruotare tutti i giocatori a disposizione. Poi naturalmente dobbiamo proseguire su questo tipo di gioco, cercando probabilmente di servire, se riusciamo, più il pivot, perché può darsi che Luca Bortolotti, vediamo che un po' di spazio riesce ad avere e soprattutto riesce a creare quello spazio che abbiamo visto che è riuscito a approfittarne, soprattutto Gennaro De Felice per il tiro a scalare, che è riuscito a siglare 3 reti al portiere Michele Rossi. Ecco, Argentin, il gioco riprende, Bosniak con un ottimo movimento, tira, Bonaccini però non riesce a trattenere, Mezzetti 11-10 di Matteo Mezzetti, Barbieri De Felice. Ottimo intervento di Cimatti. Michele Rossi. Bonassi, Argentin sale, Bonaccini va da una parte, il portiere la palla va dall'altra, aveva letto tempo di coach Garbi. Effettivamente abbiamo perso una palla in attacco che potevamo non perdere e i nostri avversari ci hanno punito immediatamente. Chiaro che questa è una squadra che quando la lasci lavorare in velocità diventa di attacco per gli avversari. Noi dobbiamo continuare a portare i nostri attacchi sempre sul filo del passivo, cercando appunto di servire il più possibile Bortolotti o chi per lui ruolo di pivot e vedere un attimo di creare lo spazio per i nostri terzini per andare al tiro. Adesso la palla è nostra, siamo 12-10, siamo sotto di 2 al 21-40. Palla giallo-blu, Mezzetti, Bortolotti. È salito intanto Jack Resci al posto di Bonaccini. Ecco. Barbieri, De Felice, Mezzetti. Mezzetti per Di Matteo, gran gol di Matteo che fora Michele Rossi. Santolero, Bosniak, Argentin, Racalbuto, Bosniak, Racalbuto. Cimatti, Argentin, Bosniak, Racalbuto. Riesce a bucare Jack Resci, Filippo Barbieri, Mezzetti. Panettieri, è entrato Panettieri al posto del Felice che funda il terzino. Mezzetti, Barbieri prova il tiro ma alto fuori. Bosniak, Recabuto. Palla ancora giallo-blu, ancora rosso-blu, scusate, tiro di Recabuto, c'è
un intervento da parte fischiato appunto da parte di Mezzetti. Bosniak sulla palla, funge sempre da centrale, Racalbuto Bosniak. Argentini, il terzino, ecco, palla al terzino bolognese, Bosniak. Racalbuto per Bosniak per Argentini, ottima palla per Garau, che trafigge Jack Risci. Palla per Panettieri per Mezzetti per Filippo Barbieri per Mezzetti, Panettieri, Filippo Barbieri. Palla giallo-blu, c'era una contestazione di Bortolotti che diceva che là era stato spinto prima di ricevere la palla, però i bolognesi lo stesso sbagliano il passaggio, quindi la palla è di nuovo nelle mani dei nostri giovani giocatori. Filippo Barbieri, Panettieri, Mezzetti, Panettieri, Barbieri, Michele Rossi para, Recalbuto, parata di Jack Resci, palla sempre giallo-blu, Mezzetti, Panettieri, viene fischiato, palla giallo-blu, fischiato fallo, palla ai 9 metri per noi, Mezzetti per Filippo Barbieri, comunque effettivamente gli interventi dell'arbitro non sono chiarissimi, comunque la palla rimane giallo-blu. Panettieri viene strattonato, la palla è sempre nostra, 25-27, 3 più 3 per il Bologna. Ottima parata di Michele Rossi sul tiro di Mezzetti. Argentina, Bosnia per Recalbuto, Santolero, Bosniak, Racalbuto, Argentin, Cimatti, Bosniak trova il pertugio tra difesa giallo-blu e fora Jack Resci. Di nuovo cambio tra i due portieri, noi bisogna che riprendiamo un po' la verve al tiro che avevamo prima. Michele Rossi sicuramente ha fatto due belli interventi, siamo 15-11 per i colori giallo, per i nostri avversari. Gennaro Di Matteo viene chiamato 9 per i colori giallo-blu. Palla Bortolotti per Filippo Barbieri. Per Panettieri, Filippo Barbieri, Mezzetti, Bortolotti, gran palla di Bortolotti, palla giallo-blu, palla ancora giallo-blu, Bortolotti con la sua solita generosità riesce a recuperare un ottimo pallone in difesa, Panettieri prova a servire Bortolotti, ottima difesa del Bologna, ancora Cimatti interviene, viene chiamato passivo, dobbiamo andare al tiro, Panettieri per Filippo Barbieri, viene fischiato, è corner, ricordiamo che palla per i nostri, sempre per Modena, che però deve andare a tirare perché c'è sempre passivo, tiro da parte di Mezzetti, palla fuori, 15-11, 27-30, nelle ultime tre azioni non siamo riusciti a concretizzare, Racalbuto, parata di Flavio Bonaccini, ottima palla di Matteo Albertini contro Rossi, 15-12, bravo Albertini, il nostro Tommaso, il nostro giovane ala Mancina riesce a trafiggere il portiere bolognese, 15-12, siamo ancora in gioco, Bosnia con Racalbuto, Argentin, Cimatti,
Argentin, Racalbuto, Racalbuto, Argentin, Argentin, Argentin viene fischiato, 9 metri per il Bologna. Ecco Bosnia che finta il tiro, palla all'ala per Garau, no Cimatti, palla, ottimo intervento, la palla però ritorna. Cimatti riesce a forare Bonaccini, siamo stati sfortunati in questo momento qua, 16 e 12 per i bolognesi, palla nostra. Mezzetti, Mezzetti per Di Matteo, Di Matteo per Mezzetti, Mezzetti, Filippo Barbieri, Filippo Barbieri, Panettieri, Panettieri, palla, palla giallo-blu, mancano 50 secondi alla fine del primo tempo. Panettieri, Filippo Barbieri, Filippo Barbieri, Mezzetti, palla per Barbieri, ne esce un tiro non decisivo, l'ultima azione per i nostri avversari. Recalbuto, Recalbuto Bosnia, ottimo intervento di Panettieri, palla per i bolognesi che hanno l'ultima possibilità. Bosniak, Bosniak per Argentin, Argentin, Bosniak, Racalbuto, Bosniak, Bosnia, Recalbuto, vengono dati 2 minuti ad Albertini, non poteva evitare l'arbitro in questo momento sicuramente, fermato il tempo, mancano ancora 8 secondi alla fine del primo tempo, vanno al tiro i nostri avversari sicuramente, quindi Bosnia che sulla palla Cimatti, palla per Bosnia che sicuramente sarà lui che tira, no, è Recalbuto, Recalbuto fuori. Viene fischiato rigore sul tiro finale, Bosnia si presenta davanti a Bonaccini al 30esimo a tempo scaduto. Bosnia che trafigge Bonaccini, 17 a 12 alla fine del primo tempo, abbiamo giocato bene sicuramente nel primo tempo, però c'è stato un momento dove non siamo riusciti, 4-5 minuti dove non siamo riusciti ad essere incisivi in attacco, e questo l'abbiamo pagato contro una squadra che è sicuramente di ottimo livello. Siamo qua nel secondo tempo, qua al Palamosa, ricomincia la partita, 17 a 12, la palla in mano ai bolognesi con Bosniak. La squadra Pantarei, la Pantarei Modena si presenta in 5 uomini fuori perché devono scontare 2 minuti. Recalbuto, Recalbuto sbaglia il tiro, ma viene fischiato fallo alla, viene fischiato il rigore ai colori rosso-blu, Bosniak contro Bonaccini, Bosniak, Bonaccini, gol di Bosniak, 18 a 12, Mezzetti, Mezzetti riparte, Bortolotti, Bortolotti, De Felice, De Felice, Bortolotti, De Felice, Mezzetti, Barbieri, Boni, Barbieri, Barbieri, Mezzetti, Mezzetti, Barbieri, Mezzetti, palla per Giacomo Boni, Giacomo Boni prova a servire Bortolotti, viene fermato da Cimatti sul servizio, noi siamo sempre in 5, giochiamo in questo momento, no, Bortolotti gioca al pivot, Barbieri, De Felice, Mezzetti, Mezzetti prova a servire Giacomo Boni all'ala, ma interviene col piede Cimatti, la palla è sempre giallo-blu, però siamo al passivo. Viene fischiato rigore, sinceramente non capiamo
non capiamo che fischio sia, comunque viene a favore dei colori giallo-blu. Giacomo Boni sta dicendo che sembra che dice, ma non si è capito cos'è successo. Comunque mi hanno fischiato 2 minuti ai rossoblù e rigore per il Modena. Di Matteo si presenta sul dischetto. Di Matteo contro Michele Rossi. Ecco, vediamo. Viene sbagliato. Palla ancora. Era più rigore questo. Sicura palla di nuovo giallo-blu, ma forse c'era più rigore. Abbiamo sbagliato il rigore. Di Matteo ha recuperato la palla. C'era una spinta sul tiro. Effettivamente sembrava più rigore questo che quello precedente. Comunque non è la famorale della storia. Purtroppo non siamo riusciti a siglare. E siamo ancora 12-8. Qualche problema al pallone. Sulla pece. La palla è comunque nelle mani giallo-blu. È il secondo rigore che sbagliamo, è chiaro che con quelle squadre qua se ci facciamo parare anche i rigori diventa poi difficile pensare di riuscire a ribaltare il risultato. Comunque ed è felice, Filippo Barbieri, la palla viene intercettata da Bosniak, giallo-blu, siamo di nuovo in 6 in campo, Bosniak per Argentin, invece i nostri avversari sono in 5, Bosniak, Racalbuto, sulla fascia rientra De Notaris, all'ala, Argentin, Racalbuto, Bosniak, serve Garau, Racalbuto, Argentin, parate di Bonaccini, ottimo, siamo... Palla nostra, Filippo Barbieri, Mezzetti per De Felice. Viene fischiato di nuovo 7 per i colori giallo-blu. Di nuovo ci presentiamo a rigore perché nel momento in cui effettivamente stava tirando, in questo ci poteva anche stare, stava tirando De Felice, però non riusciamo a siglare i rigori. Il terzo rigore che sbagliamo, è chiaro che se sbagliamo 3 rigori su 5 con quelle squadre qua non possiamo pensare di stare pari allo stesso punteggio. Bonassi rientra, Cimatti, palla per Bonassi per Bosniak, Bonassi, Argentin, Bosniak, palla. La palla era stata rubata dai ragazzi dai colori giallo-blu, però l'arbitro fischia, sicuramente questa coppa arbitrale non sta soddisfacendo né una squadra né l'altra. Di nuovo vediamo, abbiamo provato a lanciare il contropiede, purtroppo Giacomo Boni si è presentato al centro, Bonaccini ha lanciato sulla destra come doveva poi secondo me in realtà fare. Bosniak riesce a trafiggere la nostra difesa in 1 contro 1 e siamo 19-12. Dobbiamo sbloccarci in attacco, bisogna che facciamo gol. È chiaro che questa è una squadra che dei gol ne fa, però noi ci siamo bloccati in attacco, non riusciamo più a segnare. Filippo Barbieri, abbiamo avuto le occasioni dei rigori, non le abbiamo sfruttate. Mezzetti per Giacomo Boni. De Felice viene toccato, la palla... Comunque viene fischiato 9, palla per sempre per colori giallo-blu. Giacomo Boni, Filippo Barbieri per Gennaro De Felice, Filippo Barbieri, Gennaro De Felice serve Bosniak che sparte in contropiede. E naturalmente non trafigge Bonaccini in contropiede. Questi palloni che vengono persi sicuramente non sono un buon viatico per il proseguo della ripresa. Bisogna che noi torniamo a giocare con la verve che avevamo dimostrato i primi 20 minuti. Non abbiamo effettivamente niente da perdere con una squadra di questo tipo. Di conseguenza dobbiamo giocare più liberi e cercando di prenderci le nostre responsabilità senza paura.
ed è quello che sembra che un po' abbiamo in questo momento, un po' il timore di sbagliare. Quello sicuramente non è un buon consigliere. Mezzetti, Filippo Barbieri, Panettieri, Panettieri, ottimo Panettieri che trafigge Michele Rossi, 20-13, più 7 per i nostri avversari. Pedretti per Bosniak, tedesco, Jan Koch tedesco che dà disposizione alla sua ala sinistra Garau, numero 7 Argentin, De Notaris, Bosniak, Bonassi, Bosniak, ottima parata di Bonaccini, palla per i colori giallo-blu. Via, adesso vediamo di fare la seconda fase un po' più velocemente, che siamo anche in grado. Ottimo, era un'ottima occasione, Panettieri se l'ha liberato bene della difesa, poi dopo ha sbagliato un tiro, era un gol già fatto, si era presentato davanti a Michele Rossi, dobbiamo evitarci, cioè cercare di portare a conclusione. Questo poteva essere anche fallo di piede, comunque. Bonassi, Bosniak con la palla in mano, naturalmente i rosso-blu hanno tutto l'interesse a rallentare il gioco in questo momento. Bonassi per Bosniak, Argentin, Bosniak, parata di Bonaccini, parte il contropiede giallo. Purtroppo non riusciamo mica a concretizzare un contropiede, quello che è sempre stata la nostra arma migliore. Bonassi, Bosniak, palla per Garau che però non c'entra la porta. Siamo sempre a meno 7, forza ragazzi, dobbiamo cercare di sfruttare di più le occasioni che abbiamo in attacco. Stiamo giocando discretamente, non stiamo, è entrato Dondi al posto di Boni. Filippo Barbieri, ottima parata di Michele Rossi, Barbieri non riesce, tempo chiamato dal coach tedesco del Bologna, non sfruttiamo sempre le occasioni, purtroppo che non riusciamo a sfruttare le occasioni che abbiamo in attacco, non stiamo giocando male, però i rigori, i contropiedi, e i tiri quando ci troviamo di solo di fronte al portiere, bisogna chiaramente, quando dobbiamo tirare, siamo costretti a tirare sul filo del passivo che ci troviamo la difesa schierata, è chiaro che è difficile riuscire a trafiggere un portiere d'esperienza e bravo come Michele Rossi. Viceversa, quando ci troviamo in occasioni che riusciamo a trovarci, che saltiamo l'uomo, che riusciamo nell'uno contro uno a presentarci soli davanti al portiere o nelle occasioni dei rigori, bisognerebbe che riuscissimo a essere un pochino più incisivi cercando di sfruttare le occasioni che abbiamo per poterci poi tenere agganciati alla partita. Per il resto la difesa non sta girando male, i portieri stanno abbastanza parando, bisogna che continuiamo, bisogna essere più precisi naturalmente in attacco, è un po' il problema che abbiamo sempre avuto, chiaramente con squadre di livello inferiore il tutto lo riusciamo a mascherare con l'ottimo gioco difensivo. Quando troviamo queste corazzate che si presentano, che sono candidate a rimanere in Serie A nel prossimo girone unico a 14 squadre il prossimo anno e ad arrivare in semifinale scudetto quest'anno, chiaramente se gli errori non sono concessi dovremmo fare tutto perfettamente. Palla ai nostri cugini rosso-blu, Bonassi, Argentin, para Bonaccini. Palla per Filippo Barbieri per Gennaro Di Matteo. Viene fischiato 9, palla per i colori giallo-blu. Panettieri, Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo, Panettieri, Filippo Barbieri.
di nuovo viene fischiato 7 per i colori giallo blu. Vediamo un attimo di cercare di sfruttare queste occasioni. Panettieri aveva go, Michele Rossi intercetta anche questa, ma con un po' di fortuna il tiro di Filippo Barbieri si insacca. Meno 6, 9:29 del secondo tempo. Continuiamo in questo modo. Siamo partiti anche in questo secondo tempo con degli errori in attacco, però siamo ancora in partita, o perlomeno i nostri attaccati alla partita. Bonassi, Bonassi, ottimo, poteva, ottimo muro di Bortolotti. Dondi per Barbieri, ottimo per Bortolotti. Questo è il gioco che vorremmo vedere un po' più spesso, servizio per il pivot, siamo a meno 5. Ottima reazione dei colori giallo-blu. Bonassi, Garau, Pedretti, in campo adesso la formazione rosso-blu non ha più Bosniak, però schiera Savini, Bonassi, Argentin. Diciamo che è una formazione che si può permettere 10-11 giocatori di ottimo livello, di conseguenza è chiaro che di formazione titolare si può parlare fino a un certo punto. Argentin va al tiro, purtroppo viene deviato, che inganna il tiro, inganna Bonaccini. Bortolotti, Di Matteo, Panettieri, Di Matteo per Barbieri, Barbieri per Di Matteo, Barbieri per Di Matteo, serve Tommaso Albertini, ottimo intervento di Argentin che riesce ad anticipare il nostro Tommaso Albertini, palla per i colori rosso-blu. Savini, Bonassi, Argentini, De Notaris, Savini. Viene fischiato 2 minuti a Bortolotti per un fallo su Pedretti. Siamo in 5 di nuovo, palla per il rosso-blu, entra in campo Gherardi. Pedretti per Argentin, Savini, Argentin. Grandissima parata di Bonaccini che riesce a fermare il tiro di Argentin. Barbieri, Di Matteo, Panettieri, grandissimo tiro di Panettieri, grandissimo movimento di Panettieri, è questo il movimento, grande, bravo Francesco, ottimo, e inganna Rossi. Siamo sempre a meno 5, 21-16, la partita è dura, durissima, però la squadra c'è, gioca. Sicuramente possiamo dire che ha due terzi di partita giocata. L'approccio che abbiamo avuto in questa partita è sicuramente migliore rispetto alle due che abbiamo, le ultime due che abbiamo fatto al Palamosa. Dimostra anche l'entusiasmo del nostro pubblico. Chiaramente sappiamo di affrontare, ribadiamo per l'ennesima volta, una squadra molto molto forte, ma noi stiamo giocando a un livello che comunque mostra le nostre caratteristiche e mette in difficoltà gli avversari. Gherardi, parata di Bonaccini, viene di nuovo fermato, fischiato 7, Gherardi sbaglia il tiro.
di nuovo viene spinto, non capiamo, era effettivamente, questo non c'era perché Gherardi si era alzato e aveva tirato senza nessun disturbo da parte di Filippo Barbieri, la palla era giallo-blu. Questi arbitri sono un attimo in confusione. Savini, Argentin con un pallonetto riesce a trafiggere Bonaccini, 22-16, questo non ci stava, comunque palla giallo-blu. Albertini di Matteo, Barbieri di Matteo, siamo di nuovo in 7. Palla persa dai giallo-blu. De Notaris, Argentin, Gherardi, Savini, De Notaris, Argentin, parata di Bonaccini. Palla di Savini, fischiato, palla di nuovo per i bolognesi, ancora, ormai dovrebbe essere passivo secondo i calcoli. Gherardi, passivo, dobbiamo tenerli, Gherardi, i nostri avversari costretti al tiro, ottimo di Matteo che ferma Savini, Pedretti, pivot avversario, Argentin si alza fra un po' al tiro. 9, sempre Savini, purtroppo Savini riesce a bucare Bonaccini con un sottomano, non siamo riusciti a passare indenni da questa azione d'attacco del Bologna. 23-16, Barbieri, Dondi, Barbieri, Di Matteo, Panettieri, Barbieri, Di Matteo, Iaolari, ottimo Iaolari che viene pescato bene, 23-17 a metà del secondo tempo. Savini per Gherardi, Garau, Gherardi, Savini, Argentini, Gherardi, Garau, Savini, viene chiuso da Iaolari e Barbieri. Savini per Argentin, Savini di Matteo, palla giallo-blu, ottimo intervento di Matteo che difende la palla dei colori giallo-blu. Panettieri per Barbieri, la solita 6-0 da parte dei colori della squadra rosso-blu. La palla per Filippo Barbieri, Panettieri che funge da centrale per Gennaro Di Matteo, Panettieri per Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo si libera bene al tiro, però prende il palo. Gherardi per Argentin per De Notari, parata di Bonaccini su tiro di De Notari, palla presa da Argentini, il quale riesce a trafiggere Bonaccini. Siamo anche sfortunati. Palla per Di Matteo, Barbieri, Di Matteo, Panettieri. Palla sempre giallo-blu, Panettieri. Michele Rossi è stato colpito al volto dal tiro, ma non ci pare che Panettieri avesse mirato assolutamente, è stato il rimbalzo della palla che l'ha colpito. Barbieri, Gennaro Di Matteo per
per Yao Lari, fischiato 9, palla ancora per i colori giallo-blu, Gennaro Di Matteo, Yao Lari, Gennaro Di Matteo per Panettieri. Panettieri, palla per Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Panettieri, Panettieri, Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo, la squadra già, ottimo servizio per Yao Lari, che trafigge Michele Rossi, 18-24, al 18:33, Savini, Gherardi, Garau, Savini, Savini, Argentin, Savini, Gherardi, Gherardi riesce a trafiggere Bonaccini. Palla, palla per Panettieri, Panettieri per Di Matteo, è entrato Mezzetti, Mezzetti, palla per Mezzetti, Di Matteo, Di Matteo, Panettieri, Di Matteo, palla di Di Matteo, ottimo Di Matteo, ottima questa palla. Le ultime due azioni di attacco si sono svolte bene, adesso vediamo di difendere e di non fare siglare i nostri avversari. In attacco le ultime due azioni le abbiamo giocate in modo corretto, servendo il pivot e servendo l'ala con uno schema rientrante. Siamo comunque sempre a meno 6 al 19:41. Palla per Argentin, Savini, Pedretti, Argentin, Gherardi, Gherardi. Palla Gherardi nel palleggio, si tocca la palla, si tira la palla sul piede, palla, palla nostra. Di Matteo, Mezzetti, Di Matteo, Panettieri, Di Matteo, Mezzetti, Di Matteo, Panettieri, Panettieri, Di Matteo finta il tiro, finta di nuovo il tiro, palla per Albertini che sbaglia il gol. La palla è fuori, l'ha fatta rimbalzare in bassa, ma la palla esce. Gherardi, Savini, 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 Savini per Gherardi, Savini per Gherardi, ottimo Yao Lari, palla per Pedretti, Argentin, Savini, Argentin, Argentin, Savini, Argentin, sempre. Palla deviata dal muro di Filippo Barbieri, palla per i giallo-blu, i rosso-blu, scusate, De Notaris per Argentin, Savini, Savini per Gherardi, palo, palo, il tiro, si è trovato Pedretti da solo davanti a Bonaccini, ha preso il crocio dei pali, palla per il giallo-blu, Mezzetti, Mezzetti per Di Matteo, Di Matteo, Di Matteo per Mezzetti, sempre palla Di Matteo, i nostri giocatori con il pallone in mano, Di Matteo, Mezzetti, Di Matteo, Mezzetti, Panettieri, 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 ottimo gol, riesce a trafiggere sempre con un movimento a uno contro uno, riesce a trafiggere Michele Rossi, 20-25, siamo sempre lì, siamo partiti a meno 5 nel primo, alla fine del secondo, all'inizio del secondo tempo siamo ancora a meno 5, quindi nel secondo tempo siamo in parità con i nostri avversari. Sicuramente stiamo giocando molto meglio in attacco rispetto alla prima parte, alla prima parte della partita. Rientra Bosniak in questo momento nel ruolo di centrale, Gherardi, è uscito Savini, Argentin, Gherardi, Gherardi, Gherardi si alza, nessuno esce a contenerlo e purtroppo riesce a trafiggere Bonaccini. Barbieri, Di Matteo, Barbieri, De Notaris riesce a intercettare la palla da Gherardi, Argentin, Bosniak, Gherardi, il tiro di Gherardi viene deviato, di nuovo un gol,
Di Matteo cambia per Mezzetti, bisogna che ci diamo un attimo una mossa. Sembra che abbiamo lato di test, ma non può essere così, bisogna che andiamo. Abbiamo giocato bene fino adesso, gli ultimi due gol li abbiamo presi per due errori clamorosi in difesa. Fischiato fallo ai colori rosso-blu. Pare ai 9 metri per Barbieri, ottimo gol di Barbieri, indirizzato nel posto giusto. Michele Rossi non ci può fare niente, 27-21, palla per, sempre per i colori rosso-blu, Bosniak. Sbagliato questa volante da parte dei nostri avversari. Riprendiamo la palla noi. Barbieri, l'azione si sviluppa abbastanza velocemente. Viene fermato Mezzetti, palla sempre giallo-blu. Al 24esimo, 0,8 secondi. Bortolotti. Mezzetti per Barbieri. Panettieri. Ottimo servizio di Panettieri. Viene fischiato, invasione di piede a Bortolotti. Il Bologna, il coach del Bologna chiama tempo. Non abbiamo visto bene, se da questa postazione non siamo in grado di giudicare se Luca Bortolotti avesse o meno pestato la linea di 7 metri. In ogni caso siamo 21-27 per i bolognesi, per la squadra fessina. E palla in mano loro. Non, come abbiamo già detto in corso di telecronaca, nel secondo tempo la nostra squadra si è comportata bene, soprattutto in attacco. Abbiamo fatto un po' meno errori, lo dimostra il fatto che siamo partiti sotto di 5 gol all'inizio del secondo tempo e siamo sotto di 6, quindi la differenza praticamente non c'è stata con i nostri avversari, che sì, hanno cambiato molti giocatori utilizzando anche giocatori dalla panchina, ma stiamo parlando di una formazione che è stata attrezzata per affrontare i semifinali scudetto, di conseguenza dispone di un roster sicuramente di altissimo livello, quindi il secondo tempo sicuramente è stato giocato bene dai nostri giocatori. Bisogna che stringiamo un po' in difesa, più che altro sono stati due errori difensivi gli ultimi due che hanno permesso al Bologna di segnare, e quello dovremmo cercare di evitarlo. Vediamo gli ultimi 5 minuti come vanno di questa partita. Gherardi sulla palla per Argentini viene tenuto da Eolari, che impedisce al terzino avversario di alzarsi dal tiro. Bosniak per Gherardi. Bosniak lascia sul posto, ottimo intervento di Iaolari, che capisce il passaggio verso Pedretti da parte di Gherardi e permette ai gialloblu di rientrare in possesso della palla. Stavamo per riperderla di nuovo, ma Panettieri è stato bravo a mantenerla. Niccolò Dondi per Barbieri, che serve Bortolotti. Viene fischiato 7, palla per Mezzetti, Panettieri per Filippo Barbieri. Iaolari con la palla gli capita di nuovo in mano e trafigge il portiere Ela Yekiaman, che ha sostituito Michele Rossi. 22-27 a 4 minuti e 10 dalla fine. Gherardi, Bosniak, Argentini, Bosniak, Gherardi per Garau, Gherardi, ottimo Bortolotti su Pedretti, non lo lascia passare, l'arbitro indica il passivo, Gherardi, Bosniak, prende il palo, tiro di Bosniak, palo. Palla per Barbieri per Panettieri, Barbieri. E la Iacchi riesce a prendere la palla, un po' di fortuna da parte dei nostri colori.
sicuramente grandi i nostri tifosi che continuano ad incitarci. Mancano 3 minuti e 15 secondi. Savini, Bosniak, Savini, Gherardi. Passivo. I nostri avversari fanno la volante, qua ci siamo lasciati buggerare in modo abbastanza ingenuo, stavamo tutti pensando, parlando con l'arbitro, perché effettivamente i nostri avversari non spingevano e chiedevano un passivo e loro ci hanno trafitti. Nove, palla di 9 metri, Mezzetti cambio di nuovo, entra Cristian Bassoli, un altro dei nostri giovani, a cui il mister Coach Gabi sta facendo fare esperienza, giustamente. Bassoli, Mezzetti, Panettieri, Mezzetti, Cristian Bassoli, Panettieri viene fermato, Mezzetti al tiro, viene fermato mentre tira, quindi viene fischiato 9. Mezzetti, Cristian Bassoli, Mezzetti, Panettieri, Mezzetti, Cristian Bassoli. Prova a insinuarsi, a entrare nella difesa bolognese, Mezzetti viene fischiato, viene indicato passivo. Tiro di Mezzetti che è parato dal portiere e la Yacca Med. Manca 1 minuto e mezzo, 22-28, vediamo un attimo di uscire. L'obiettivo sicuramente è quello di fare un secondo tempo alla pari dei nostri avversari. Quindi significherebbe riuscire a siglare un gol senza prendere un altro. Comunque stiamo a vedere. Savini per Bosnia. Ottimo Nicolò Dondi che ha inquadrato il giocatore. Secondo noi la palla era entrata, forse. Pestato. Palla di Elayek, ha lanciato il contropiede che è uscito rischiando molto su Nicolò Dondi, perché se prende il giocatore invece che la palla viene espulso. Mancano 50 secondi alla fine della partita, 22-28, Gherardi, para Bonaccini e gol di Bonaccini, 25-28, vede fuori il portiere, gol di Bonaccini che comunque trafigge, sicuramente pare che non sia molto piaciuto questo gol ai bolognesi, anche se sono davanti di 5 punti, 5 gol. D'altronde, visto il portiere che si soffermava a esultare con la panchina, giustamente il nostro portiere ha fatto bene a segnare. 23-28, finisce la partita. Sicuramente è stata una partita per i nostri colori decisamente migliore delle ultime 5 viste, e questo non ci può che far sperare bene per il prossimo del campionato. Giocavamo contro una squadra la più forte del campionato e sicuramente, anche come dimostra il nostro tifo, i nostri ragazzi che ci stanno incitando, abbiamo buone possibilità nelle prossime 2 partite di far vedere, di mettere a frutto i miglioramenti che abbiamo fatto vedere questa sera. Grazie e arrivederci a tutti.